Allora, grazie per essere venuti, grazie della vostra attenzione. Oggi inizio io perché sono, diciamo, il personaggio storico di Alleanza Popolare, essendo fra i fondatori, essendo anche fra i fattori della famosa associazione culturale Forum, alla quale noi amiamo rifarci sempre, per il fatto che è stata quella un po' la fucina di idee e di volontà che ci ha portato dopo un paio d'anni a trasformare un'associazione culturale in un movimento politico. Il movimento politico Alleanza Popolare si chiamava all'inizio dei Democratici Sammarinesi e poi l'abbiamo abbreviato per far prima. È nato, voi sapete benissimo, un po' da, in gran parte da ex appartenenti alla Democrazia Cristiana. Io sono uno di quelli e sono uno dei tre consiglieri i quali alla fine della legislatura, quindi non prima, non abbiamo creato nessun disguido, nessun ribaltone. Noi siamo usciti alla fine della legislatura dal gruppo della DC. Insieme a me c'era Fernando Bindi e Rosolino Martelli e insieme con tanti altri amici, sia politici sia nuovi alla politica, come Mario, abbiamo fondato questa, prima abbiamo fondato questa associazione culturale, poi il movimento politico. Allora, perché movimento? Perché si pensava di rendere l'organismo, di essere meno legato agli schemi ormai logori della politica. Dopo abbiamo fatto il nostro lavoro di oppositori, siamo andati in consiglio, quattro consiglieri, eravamo usciti in tre, siamo rientrati in quattro e abbiamo iniziato il nostro lavoro, che è stato un lavoro duro, di presenza, di battaglie, per lo slogan era il rinnovamento della politica. E in effetti noi abbiamo sempre agito, almeno spero e credo, di conseguenza a questa ragione sociale della nascita e anche agli obiettivi, quelli di rinnovare la politica, rinnovare anche un po' attraverso l'impegno politico, rinnovare la mentalità dei sammarinesi, ridare una coscienza critica al paese e muovere un po' le situazioni che si stavano aggravando e, come vediamo, siamo ancora sul campo di battaglia perché non si è cambiato molto, però io credo, senza paura di essere presuntuoso, credo che la presenza di Alleanza Popolare sia stata senza dubbio salutare per la vita del paese e senza dubbio non indifferente. Io sono convinto che, pur essendo per tanti anni all'opposizione e solo di recente avendo delle funzioni di governo, credo che abbiamo inciso notevolmente anche perché abbiamo obbligato le forze politiche tradizionali e le nuove che sono venute fuori, li abbiamo obbligati a, diciamo, a ragionare con un certo criterio, li abbiamo obbligati a maggiore trasparenza, a maggiore coerenza, eccetera. Senza grossi risultati, però noi abbiamo seminato, speriamo di raccogliere, andando avanti. L'altra ragione per cui sono oggi molto soddisfatto è quella di fare la prima, diciamo, la prima assemblea congressuale della storia di Alleanza Popolare dopo 16 anni dalla sua nascita. E in politica è bene fare. Io direi questo, abbiamo mantenuto quel carattere di, direi quasi di provvisorietà, di snellezza, anche un po' volutamente, perché volevamo essere nuovi, volevamo essere un po' diversi, un po' portare un linguaggio nuovo alla politica. Io però, io ed altri amici, da alcuni anni, specialmente quando abbiamo avuto le prime esperienze di alleanza per il governo, io l'ho sempre detto, dico, qui è ora, non dico di diventare un partito tradizionale, però è ora di darsi un po' di struttura più organica, di uscire un po', non dico dalla clandestinità, perché non eravamo certo clandestini, però uscire un po' da questa organizzazione un po' carbonara per presentarci ufficialmente al paese, anche perché io sono convinto che
facendo dei congressi alle, diciamo, di fronte alle forze politiche, alle forze sociali, culturali del paese, di fronte alla popolazione, eccetera, si ottiene una maggiore visibilità e si riesce anche a radicarsi meglio nella società. Alcuni amici erano un po' scettici su questa trasformazione di un movimento in un quasi partito, non si chiama partito, ma quasi adesso. E invece lo scetticismo e le remore sono state vinte, quindi io sono doppiamente contento di questa prima edizione dell'Assemblea. E sono onorato di essere stato designato a presiedere questa prima Assemblea. Sono veramente onorato. E ringrazio i miei amici per questa considerazione. Ecco, quindi adesso stiamo vivendo diciamo un periodo molto difficile della vita di San Marino, un periodo che voi sapete benissimo per tante ragioni interne e di rapporti internazionali, per tante ragioni anche di situazioni che si sono create, vedi crisi del sistema bancario finanziario, vedi difficoltà di rapporti politici. Io adesso non mi dilungo perché ne parlerà semmai Mario. Comunque la situazione è estremamente difficile e questo a maggior ragione obbliga l'Alleanza Popolare ad essere strutturata nel miglior modo possibile, ad essere nel pieno delle sue funzioni in modo da far fronte a queste situazioni che sono estremamente difficili e delicate. Volevo dire che noi abbiamo altri due meriti. Uno è quello di aver valorizzato seriamente l'universo femminile, chiamiamolo, no? Perché voi avete visto, abbiamo di continuo messo in primo piano, anche per i loro meriti, senza dubbio, ma anche perché abbiamo questa, diciamo, vocazione all'uguaglianza, all'importanza del mondo femminile nella vita politica. E quindi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, perché arrivare adesso a avere due segretari di Stato, fra i due più importanti, tutti e due di alleanze, tutti e due femmine e donne, quindi questo è già un fatto positivo. E poi anche all'interno del partito abbiamo avuto sempre delle situazioni di punta da parte delle donne. E di questo siamo molto felici perché in effetti i risultati si vedono. E devo dire che noi di Alleanza Popolare negli anni stiamo raccogliendo una grossa adesione da parte dei giovani, dei giovanissimi, e anche sono giovani, giovanissimi, che non vengono qui per passare il tempo, vengono qui impegnati e si preoccupano, si aggiornano. Si studiano i problemi, si riuniscono spesso, quindi devo dire che abbiamo dei giovani qualificatissimi e di questo sono particolarmente felice e soddisfatto. E quindi spero che, se andiamo avanti così, l'incidenza di Alleanza Popolare nella vita sammarinese, nella vita pubblica e nella società sammarinese prosegue su questa strada e migliori sempre di più. Grazie.